Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ho partecipato di recente a una giornata molto interessante. In una parte si raccontava come si possa utilizzare la condivisione di contenuti in rete, ma non sto parlando soltanto di lavoro, si intende, per poter in qualche modo selezionare il proprio pubblico. Cioè la persona che ci raccontava la sua esperienza dice che scrive articoli molto lunghi perché sa che chi arriva in fondo, leggendo tutto quello che lui ha condiviso con il suo stile, è veramente interessato all'argomento e quindi è potenzialmente un cliente. Chi si ferma prima e se ne va non è tra coloro che lui interessa avere nella cerchia dei clienti, perché oggi si cerca di personalizzare, di selezionare, di qualificare. Non vogliamo lavorare con tutti, ma solo con coloro che in qualche modo condividono con noi alcuni valori, alcune aspirazioni, alcuni punti di vista, alcuni punti di partenza. Un secondo intervento invece ci raccontava come si debba ottimizzare quello che pubblichiamo per delle ragioni di farci trovare da tutti. Una ricerca SEO, si dice così, che permetta quindi di avere un'indicizzazione forte ed essere primi su Google, quindi essere coloro che vengono trovati per primi quando le persone cercano, quando le persone cercano in modo indiscriminato quello che io ho segnalato. Ma non c'è una particolare contraddizione fra questi due aspetti. E che cosa c'entra tutto questo con quella famosa battuta per chi è martello tutto è chiodi? Beh, c'entra nel senso che fondamentalmente abbiamo un nostro punto di vista e lo percorriamo, siamo molto concentrati su questo, senza a volte farci distogliere o farci attrarre da coloro che hanno un punto di vista differente, dal modo diverso di guardare la realtà. Se io confronto per esempio questi due interventi e dico, beh, ma allora io devo farmi trovare da tutti o devo farmi trovare solo da coloro i quali sono interessati a me? Oppure c'è un primo passaggio in cui tutti mi si avvicinano e poi qualcuno se ne va via. Non lo so, questo entra all'interno delle competenze professionali, competenze tecniche, magari anche le mie competenze professionali, ma quello che io vorrei lasciare qui come questo caffè è questa immagine. Sappiamo veramente quello che vogliamo? O ci facciamo condizionare da un punto di vista per cui alla fine sono tutti chiodi perché io sono un martello? La metafora del viso scuro era per ipotizzare il dubbio e adesso invece che sono alla luce dico che forse io devo prima prendere una decisione. Voglio attrarre solo alcune persone in particolare, voglio cercare una strategia che sia consona con i miei valori, con quello che voglio, o raccolgo di tutto? E questo non vale solo nel lavoro, evidentemente vale anche nella vita. Raccolgo tutte le persone o solo quelle con le quali sento una particolare affinità, ma le altre poi le butto via o cerco di stare vicino? È un quesito che non è facile da risolvere e non vi propongo qui una soluzione perché mi interessa sapere cosa ne pensiate. E per sapere cosa ne pensate, vi do anche appuntamento domani qui per un altro caffè e nella mia casa, che non è questa che vedete, sì, questa lo è, ma non è quella che intendo, che trovate a paolopugni.it, la mia casa presso Patreon, dove potete ritrovare tutti i caffè e le altre cose che faccio, sempre che vi interessi, ovviamente. Buongiorno a tutti e buon caffè.